Ministro, in questi giorni si parla tanto dell'allarme Ebola in Sierra Leone, ci sono stati diversi casi. Com'è la situazione? Guardi, gli italiani possono stare assolutamente tranquilli. Noi abbiamo attivato un programma di alert già da quando l'OMS ha dato il primo segnale di allarme, perché si era superati i 100 casi. Noi controlliamo non solo a bordo gli immigrati, abbiamo il controllo sui moli, ma abbiamo anche un controllo attivato ormai da mesi negli aeroporti. Abbiamo segnalato misure di sicurezza alle compagnie aeree, compagnie anche all'Italia, compagnie di volo. Stiamo controllando, diciamo, dal punto di vista sanitario tutti gli elementi di accesso. Ricordo comunque che la malattia Ebola è una malattia difficilmente trasmissibile, si trasmette con i fluidi, si manifesta inoltre in 3 giorni, quindi noi abbiamo il caso conclamato, ahimè non può arrivare, è molto difficile che possa arrivare tramite i barconi. E è circoscritta in un'area molto definita, in condizioni igieniche totalmente assenti, tant'è vero che i casi che ci sono stati di personale europeo contaminato erano persone mediche, personale sanitario che lavorava sul campo, quindi in condizioni anche molto estreme. Quindi non c'è allarme, bisogna stare sereni su questo tipo di virus. Quello che io mi consiglio veramente tutti di fare è di vaccinarsi invece per le altre malattie, così come previsto dal nostro sistema sanitario. C'è anche un progetto per dotare le navi impegnate nell'operazione Mare Nostrum, in particolare le navi, nuova strumentazione per lo screening clinico. Sì, io devo dire che venendo sul campo si impara sempre qualcosa in più rispetto a quando si leggono i report o si fanno le riunioni tecniche, e mi sono resa conto anche dell'alta valenza delle camere operatorie, cioè qui c'è la possibilità di intervento sanitario vero. Questo lo voglio dire anche a chi ci ascolta, e non solo c'è un percorso sanitario di chi viene screenato, e quindi tra le persone che manifestano dei primi segni di malattia e i sani, con una separazione subito, immediatamente, e un punto di primo soccorso, ma la nave è anche dotata di attrezzature sanitarie di ottimo livello che permettono di fare tranquillamente operazioni di primo soccorso. E con le tecnologie che noi abbiamo oggi, grazie alla telemedicina, ho pensato a un progetto per fornire i soccorritori di una strumentazione tecnologica più ampia che ci permetta di alzare il livello di screening che noi possiamo fare a bordo. Grazie.